Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video qui a Giapers. Oggi siamo tornati in un altro fantastico episodio e siamo di nuovo qui sulla seconda parte del pagellone del calciomercato di Serie A 2018-2019, mercato estivo. E se vi siete persi la prima parte, che parlo dall'Atalanta fino alla Juventus, ve lo lascio qua sopra nelle schede, andatela a vedere. Lasciate un mi piace, iniziamo un commento, iscrivetevi mi raccomando e iniziamo subito con il video. Oggi inizieremo appunto con la Lazio. La Lazio che gli voglio dare un bel 7. Come cessioni ha fatto, diciamo, Marchetti, svincolato ragazzi, De Vrij, che la Lazio perde De Vrij a parametro zero, Nani che non viene rimandato al Valencia, appunto, non viene riscattato, Djordjevic svincolato al Chievo, Felipe Anderson una cifra onesta, viene venduto a 35 milioni mi pare al West Ham. Poi come acquisti, diciamo, vabbè, a parte i giocatori che sono rientrati al prestito come Cataldi e Lombardi, poi viene appunto acquistato Durmisi, un bel giovane, ha fatto molto bene col Betis Siviglia, Berisha, Valon Berisha ha fatto molto bene col Red Bull Salisburgo, squadra austriaca, Proto che ha fatto molto bene con l'Olimpia, che si potrebbe fare rincalzo di Stracoscia, e Acerbi che viene dal Sassuolo e secondo me, diciamo, poteva fare molto meglio la Lazio, appunto, vendendo De Vrij, perdendo De Vrij poteva acquistare qualcuno di meglio, ma comunque a una decina di milioni, diciamo, è un buon colpo. E Badei a parametro zero che potrebbe fare rifiato a Lucas Leiva, è molto buono come colpo. E Correa che arriva, che potrebbe fare il vice Luis Alberto e arriva al posto di Felipe Anderson. Passiamo al Milan, quindi alla Lazio gli ho dato un bel 7. Passiamo al Milan, che io voglio dare un bel 8,5 ragazzi, è una squadra che ha fatto un mercato molto mirato, io potevo dare 8 o 8,5, l'ho voluta premiare perché ha fatto davvero un bel mercato. Come cessioni, vabbè, a parte la cessione di Bonucci che è andato appunto alla Juventus, il ritorno alla Juventus, poi ha ceduto Gomez, Kalinic all'Atletico Madrid, Antonelli all'Empoli, Andre Silva al Siviglia in prestito, però Locatelli che purtroppo è stato ceduto a titolo definitivo al Sassuolo, io magari avrei dato in prestito o comunque avrei messo una ricompra sul giocatore perché potrebbe far molto bene al Sassuolo. E poi vabbè, Vergara e Bacca, ragazzi, finalmente è stato venduto Bacca al Villarreal e il Milan è riuscito a venderlo, si è riuscito a liberare di sto giocatore. Poi acquisti, vabbè, Bertolacci che ritorna dal prestito, Prizzarri che potrebbe fare il terzo portiere, e come secondo portiere ragazzi Reina, che questo è un bel colpo a parametro zero, un bel secondo portiere che potrebbe anche alla lunga anche rubare il posto a Donnarumma. Comunque al fianco di Donnarumma potrebbe innanzitutto mettere carisma alla squadra, ragazzi, allo spogliatoio, perché è un giocatore da spogliatoio Reina, e potrebbe far crescere molto Donnarumma, quindi un bel colpo. Poi Strinic che viene dalla Sampdoria, però purtroppo ragazzi mi dispiace, ma Strinic purtroppo ho saputo oggi che ha un problema cardiaco e quindi da sportivo voglio stargli vicino e spero che torna presto. Quindi raccomando sotto nei commenti hashtag torna presto Ivan, da sportivo io lo dico. E parametro zero comunque secondo me è un colpo buono a parametro zero Strinic. Poi Halilovic che viene pure lui a parametro zero, Laxalt che dovrebbe ricoprire quel ruolo appunto, che dovrebbe essere o il vice, diciamo è un po' un jolly perché può giocare o al posto di Rodriguez, come vice Rodriguez, come vice Çalhanoğlu e pure come vice Bonaventura a centrocampo, un bel giocatore che è stato preso anche dopo il fatto di Strinic. È stato messo nella trattativa la Padula, quindi perché il Milan doveva ottenere dei soldi dalla Padula, il riscatto della Padula, alla fine ci ha messo la trattativa in mezzo di Laxalt, è stata una buona trattativa. Samu Castillejo del Villarreal, un buon colpo che farà rifiatare molto Suso, e appunto è stato inserito nella trattativa a Bacca, è molto simile a Suso come giocatore, ma comunque può farlo rifiatare. E poi come ciliegina sulla torta ragazzi, Gonzalo Higuain. Caldara non l'ho detto ragazzi, sì l'ho detto, Caldara praticamente me lo sono scordato di dirlo, sempre pure lui dalla Juventus, potrebbe fare molto bene, ha un giovane di prospettiva a fianco a Romagnoli, potrebbe essere il futuro della difesa della nazionale, secondo me potrebbe essere un buon rincalzo al posto dei Bonucci, diciamo sono stati valutati uguale.
la ciliegina, come vi stavo dicendo prima, sulla torta è Gonzalo Higuaín, il Pipita, ragazzi, che secondo me la Juventus al Milan potrebbe fare molto molto bene, potrebbe far appunto arrivare il Milan in Champions League, in zona Champions League. Era l'attaccante che stava aspettando il Milan, il centravanti, quello che ti fa almeno 20 gol, perché Cutrone, con tutto rispetto per Cutrone, ma deve crescere, magari al fianco di Higuaín può crescere molto molto bene. Napoli, che gli do un bel gli do 5,5, ragazzi, mi aspettavo qualcosa di più dal Napoli, con l'arrivo di Ancelotti mi aspettavo un mercato molto più interessante, soprattutto come volevo un centravanti tipo alla Edinson Cavani. Purtroppo è stato tenuto Milik, e quindi diciamo pure Mertens è rimasto, però è stato ceduto appunto inglese in prestito al Parma, e sta cosa mi dispiace molto, perché adesso il Milan, il Napoli avrà due attaccanti per tre competizioni, quindi può perdere tantissimo in attacco. Reina, che è stato ceduto a parametro zero al Milan, Rafael pure è stato ceduto a parametro zero alla Sampdoria, Maggio è stato pure lui svincolato, Giaccherini è stato riscattato dal Chievo, Sepe, che è andato in prestito al Parma, Jorginho insieme a Sarri sono stati ceduti al Chelsea, appunto Jorginho 60 milioni, ragazzi, è un giocatore, appunto un regista, che come Jorginho è difficile trovarli. Vabbè, Ciciretti vabbè al Parma, Grassi al Parma e Tonelli alla Sampdoria. Torniamo al fatto di Jorginho, che è stato preso come al posto di Jorginho è stato preso, appunto, iniziamo con gli acquisti, Fabian Luiz, ragazzi, un giocatore che a me piace tantissimo, ma a differenza di Jorginho potrebbe peccare un po' a livello di regia, e quindi appunto è stato abbassato Amsic sulla mediana. E poi gli arrivi di Verdi, ragazzi, dal Bologna, è un giocatore che mi piace tantissimo, potrebbe fare rifiatare Caleon, ma potrebbe pure giocare titolare tranquillamente. Carnet, ecco, e poi Janes, e poi Marquit, che potrebbe far rifiatare Isaio, potrebbe alla lunga anche prendere il posto. E poi diciamo che il Napoli ha speso più di 30 milioni per i portieri, solamente 20 per Meret, che poi si è infortunato, Karnesis come secondo, cioè in teoria come terzo, perché poi ha preso anche Ospina in prestito dall'Arsenal, che dovrebbe giocare finché non ritorna Meret. Quindi non mi è piaciuto tanto il mercato del Napoli, mi aspettavo sicuramente qualcosa di più. Il Parma, che io l'ho voluto premiare con un bel 7+, mi ha sorpreso questo Parma, vabbè, a parte le cessioni, che ha ceduto comunque due giocatori svincolati e uno in prestito, come acquisti ha preso tanti giocatori. Allora, Ciciretti in prestito al Napoli, ha comprato Stulac dal Venezia, che ha fatto molto bene l'anno scorso con il Venezia di Pippo Inzaghi. Poi Sepe dal Napoli, mi aspettavo, volevo magari un portiere con più esperienza, però comunque un bel portiere. E Bruno Alves, con giocatore di esperienza, che ha fatto molto bene con il Cagliari, ha fatto discretamente bene 2 anni fa, quindi potrebbe portare esperienza in difesa, come Gobbi, uguale, pure lui potrebbe portare esperienza, che viene dal Chievo. Rigoni, che è un giocatore che conosce molto bene questo campionato, quindi esperienza, e soprattutto si inserisce tanto, è quel giocatore che di interdizione tra il centrocampo e l'attacco, quindi potrebbe fare molto bene. Biabiani, che ritorna al Parma dall'Inter, Di Marco in prestito dall'Inter, diciamo che Parma e Inter sono gemellati, diciamo, e poi Bastoni dall'Inter, inglese, il Parma è praticamente la panchina è la seconda squadra di Napoli e Inter, poi inglese dal Napoli, Grassi dal Napoli. E la ciliegina sulla torta, ragazzi, è proprio lui, ragazzi, Gervinho, ragazzi, è secondo me un giocatore che è pazzesco, la freccia nera ritorna in Serie A e potrebbe fare molto bene con il Parma, però diciamo che comunque va avanti con l'età, conosce questo campionato e poi salta l'uomo molto molto spesso. Poi Roma, che ha voluto dare un 7,5, al Parma 7+, l'ho detto se non sbaglio, 7+ il Parma, la Roma 7,5, non gli ho voluto dare di più perché non mi è piaciuta la trattativa Nainggolan, se no gli avrei dato pure 8. Le cessioni, vabbè, a parte i giocatori svincolati come Lobont, Castan, poi il non riscatto di Jonathan Silva, la cessione di Calabresi, Tuminello, Skorupski al Bologna, Bruno Perez al San Paolo, e poi Capradossi a Bello Spezia, Antonucci al Pescara, Gerson in prestito alla Fiorentina, quindi a titolo di prestito secco, quindi potrebbe tornare,
e De Frel alla Sampdoria. Questa cosa mi dispiace perché magari l'avrei ceduto a titolo definitivo. Vorrei parlare di cessioni da Nainggolan e Alisson. Allora, Alisson era un'offerta irrinunciabile, bisognava accettare per forza, quindi sul bilancio 62 milioni più i bonus arriveranno a 75 milioni. Nainggolan è un giocatore che poteva chiedere di più dall'Inter, oppure poteva comunque cercare di metterlo, mandarlo in qualche altra squadra dove ci davano un po' più dei soldi. Neanche 30 milioni l'ha pagato con gli arrivi di Santon e Zaniolo, appunto, in quella trattativa. Quindi Santon, parlando degli acquisti pure di Santon, quindi Nainggolan mi è dispiaciuto per questa cessione fatta male, avrei chiesto di più. Santon e Zaniolo vengono per fare, diciamo, Zaniolo è un giovane, secondo me deve fare tanta esperienza, io l'avrei mandato in prestito. Santon che viene a fare il secondo a Kolarov, ma potrebbe fare pure il terzo perché c'è Luca Pellegrini, che io sinceramente preferisco. Poi Cioric, un altro giovane che potrebbe esplodere, potrebbe essere l'erede di Modric, però comunque bisogna dal tempo al tempo. Marcano che porta esperienza, che viene dal Porto a parametro zero, secondo me sarà l'erede di Fazio, cioè sarà il vice Fazio, molto simili come giocatore. Cristante, che è un giocatore che a me mi è piaciuto tantissimo l'anno scorso, però forse avrei pagato un po' di meno, 30 milioni sono un po' tantini per un anno fatto bene, perché diciamo gli altri anni non è andato abbastanza male, solo l'anno scorso è andato bene con l'Atalanta. Mirante che viene appunto dal Bologna, che farà il secondo a Olsen, che sarà il primo portiere. A me non piace tantissimo Olsen, staremo a vedere se sia poteva prendere qualcuno più forte, sicuramente se poteva organizzare meglio per il fatto portieri. E poi ha preso anche Fusato come terzo portiere, potrebbe essere l'erede di Alisson, diciamo che ha 19 anni quindi è giovane, potrebbe essere l'erede di Alisson. E poi Kluivert, un giocatore che amo la follia, quel giocatore lo adoro, l'ho visto, mi piace un casino. Spero che faccia bene a Roma, si ambienti bene, pagato 20 milioni, cifra onesta. Spero che l'anno prossimo non venga ceduto, se farà bene spero che non venga ceduto subito. E poi Nzonzi, ragazzi, un giocatore, diciamo, quasi trentenne, 29enne, che viene dal Siviglia, potrebbe fare molto 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 bene. È un giocatore che ha esperienza, ha vinto se non sbaglio, Europa League col Siviglia, e ha vinto soprattutto l'ultimo mondiale di quest'anno con la Francia, quindi potrebbe fare molto molto bene, un grandissimo mediano. Poi Pastore me lo so scordato, ragazzi, Pastore dal Paris Saint Germain, forse è un bel colpo a 30 milioni, secondo me ci può stare come colpo. E Biandà, sempre pure lui come giovane a buone qualità, potrebbe far rifiata Manolas. 7 e mezzo alla Roma. Poi Sampdoria, non mi è piaciuta tanto, ragazzi, a Sampdoria. Diciamo che sono stato un po' generoso, diciamo potevo dargli anche 5 e mezzo alla Sampdoria, ma gli ho dato 6 meno, ragazzi, 6 meno. Dopo le cessioni di Strinic al Milan, Juricic al Sassuolo, Ferrari al Sassuolo, Gianmarco Ferrari, Viviano al Sporting Lisbona, Torreira all'Arsenal. È vero che gli ha offerto 30 milioni, però comunque è una grande perdita. Vabbè, Alvarez lasciamo perdere. Duvan Zapata è un giocatore che perderà tantissimo la Sampdoria, lì mancherà tanto il centravanti, come un centravanti come Duvan Zapata lascerà un vuoto, secondo me. Poi vabbè, Capezzi è andato all'Empoli. Silvestre perde un giocatore di esperienza come Silvestre, che va all'Empoli. Simic dalla SPAL, e vabbè, poi verrà al Perugia, vabbè, insomma. Gli acquisti, a parte Belex, Ferrari che viene dal Bologna, voglio parlare appunto della trattativa, un colpo che mi è piaciuto tantissimo è stato quello di Janto dell'Udinese, secondo me potrebbe fare molto molto bene alla Sampdoria, potrebbe essere il suo anno, comunque potrebbe essere l'anno di consacrazione. Un giovane che mi piace tanto e potrebbe essere l'erede di Koulibaly è Colley, un giocatore che viene dal Genk, se non sbaglio, squadra belga. Dicono che potrebbe essere l'erede di Koulibaly, io l'ho visto giocare, mi piace tantissimo, molto molto simile a Koulibaly. Poi un altro giovane come Ronaldo Vieira, pure lui ne parlano molto bene. Audero, un altro giovane portiere che farà il titolare dalla Juventus, ecco, poteva prendere un portiere con esperienza, invece prende Audero come primo, diciamo, pecca un po', e come secondo Rafael dal Napoli.
E poi Ekdal dall'Amburgo, Tonelli dal Napoli, un bel giocatore Tonelli, Saponara dalla Fiorentina, un altro bel giocatore, e De Frel, ecco sto De Frel non capisco perché, De Frel dalla Roma. Potrei prendere un attaccante molto più forte di De Frel, visto che hai perso uno come Zapata, poteva fare molto meglio, quindi 6 meno. Poi passiamo, velocizziamo un attimo, passiamo al Sassuolo. Sassuolo che perde, vabbè, a parte Pegolo, Biondino, Politano perde, ragazzi, che va all'Inter, Falcinelli al Bologna, Mazzitelli al Genova, Acerbi che va alla Lazio, Goldanica al Frosinone, quindi perde un po' dei difensori il Sassuolo. Marchizza, vabbè, Ricci, tutti questi giocatori qua, Missiroli che va alla SPAL, l'Escort che va via, Cassata, eccetera eccetera. Però viene fatto un bel mercato anche in entrata, a parte i riscatti di alcuni giocatori come Rogerio, Trotta, torna dal prestito, Ferrari che arriva dalla Sampdoria, Juricic che arriva dalla Sampdoria, Odegaard che è un giovane di talento, di prospettive, che viene dall'Inter. Di Francesco, a me è un giocatore che piace tantissimo, sarà il sostituto di Politano, un bel colpo di Francesco. Boateng è un giocatore che conosce questo campionato, secondo me può fare tanto bene, soprattutto nella tre quarti, o comunque potrebbe giocare anche come falso 9. E un bel colpo. Brignola del Benevento mi piace tanto, quindi si alternerà con Di Francesco. Locatelli, che è un bel giovane di prospettiva, potrebbe consacrarsi con il Sassuolo, e magari il Milan potrebbe tornare in futuro al Milan, non si sa questo. E vabbè, Marlon dal Barcellona, pure lui si parla molto bene di Marlon. E 7 meno. Poi passerei alla SPAL. La SPAL che io ho dato un 5, non mi è piaciuto proprio il mercato della SPAL, a parte alcuni giocatori, come ha perso un portiere come Meret, non l'ha riscattato, Vaisanen, Grassi, Mattiello, Dramé, e ha perso dei giocatori, ha acquistato, a parte i giocatori che aveva preso in prestito, ha riscattato Paloschi, Kurtic, Viviani, Gomis dal Torino, Fares dal Verona, diciamo non mi aspetto un gran campionato dalla SPAL, l'ho pronosticata ultima, saremo a vedere. Milinkovic, Savic farà il secondo, sarà il vice, farà comunque, che viene dal Torino, il fratello di Sergei. Petagna che viene dal punto dell'Atalanta, potrebbe far bene. Giroud, se ne è parlato molto bene di questo giovane, staremo a vedere. Valdifiori che viene sempre dal Torino, e Bonifazzi dal Torino, diciamo non mi convince tanto. Io ho dato un 5. Poi Torino gli ho dato un 7 e mezzo. Il Torino mi è piaciuto tantissimo, ha fatto un signor mercato, ha comprato tanti giocatori, e come giocatori come Nkoulou, cioè ha riscattato, allora ha perso Burdisso, vabbè, ha svincolato Burdisso, Molinaro, Gomis alla SPAL, è stato venduto, Milinkovic-Savic in prestito alla SPAL, Barrega al Monaco, OB che va al Chievo, ceduto al Chievo, Valdifiori ceduto alla SPAL, Bonifazzi che va in prestito alla SPAL, e Acqua che viene ceduto all'Empoli. Arrivano appunto a Torino, arrivano, vabbè, a parte il riscatto di Nkoulou, e arriva comunque Izzo, che è un buon giocatore, secondo me potrebbe fare molto bene dal Genova, giocatore che mi piace particolarmente. Metega, un giovane che potrebbe fare molto molto bene, potrebbe essere un nuovo che sì, potrebbe essere, tra virgolette, l'ho visto, mi piace tanto, sempre dal Monaco. Bremer, che è un giocatore che si parla molto bene, un bel giocatore, che potrebbe, appunto, un terzino che potrebbe all'occorrenza anche giocare in una difesa a 3. Giovane, molto giovane, viene dal Brasile. Poi altri giocatori che comunque giovani, tipo Damascan. E poi per gli ultimi due colpi di mercato, che sono l'ultimo giorno, sono Soriano dal Villarreal, potrebbe fare molto molto bene, e Zaza soprattutto, che viene dal Valencia, potrebbe fare molto bene sia come vice Belotti e sia come compagno d'attacco. E appunto, ragazzi, ho voluto dare appunto un bel 7 e mezzo al mercato del Torino, che mi è piaciuto molto. Passiamo all'ultima squadra, ragazzi, che è l'Udinese, gli ho voluto dare un 4 e mezzo, ragazzi, non mi è piaciuto proprio il mercato l'Udinese. Ha acquistato qualche giocatore, ma comunque dall'Udinese si aspetta molto di più, tanti giovani di prospettiva, ma nessuno, magari giovani sconosciuti, e però, ragazzi, secondo me non puoi fare sempre le stesse tipologie di mercato, un po' devi cambiare.
e non mi è piaciuto il mercato dell'Udinese. Ha ceduto giocatori come, ha ceduto un botto dei portieri come Bizzarri, Carnesis e Meret. Carnesis e Meret alla SPAL e Bizzarri al, vabbè, in Serie al Foggia, e non ha preso un portiere appunto di esperienza, e quindi mi è dispiaciuto. Janto alla Sampdoria, Widmer, che è un giocatore importante, è stato venduto alla Basilea, poi Maxi Lopez, Perizza in prestito al Frosinone, tanti giocatori, Alfredson, sono andati tutti via. Danilo era un giocatore che aveva abbastanza esperienza, è andato al Bologna, Liad Nan che è andato all'Atalanta, e come acquisti, ragazzi, non sono arrivati di tanti giocatori. È arrivato a parte Teravest dal Twente, Musso che dovrebbe fare il titolare, che viene dall'Argentina, quindi tutti giocatori giovani, Opuco, poi Pussetto e Makis potrebbero far bene, soprattutto Pussetto se ne è parlato bene, ma comunque sono giocatori che vengono da campionati un po' sconosciuti. Non lo so, l'unico giocatore abbastanza conosciuto è Mandragora dalla Juventus, però ragazzi è stato pagato secondo me troppo, uno sproposito, 20 milioni sono tantissimi, secondo me con 20 milioni poteva andare a comprare un centrocampista e una riserva. Comunque con 20 milioni prendi un centrocampista più forte secondo me, e poi la Juve c'ha pure il controriscatto, quindi ci va a guadagnare la Juve, insomma. Nicolas dal Verona che farà il secondo, Trust e Kong, ragazzi, dal Bursaspor, squadra turca, cioè ragazzi, ma che giocatori so. D'Alessandro che faceva panchina al Benevento, quindi è stato preso dall'Atalanta e faceva panchina dal Benevento, quindi non so che ci farà, boh, farà il vice De Paul, boh, non lo so. E poi l'ultimo giorno di mercato, questo è un bel giocatore, una bella scommessa, potrebbe fare molto bene, ha fatto diversi gol con l'Anderlecht, sto parlando di Teodorizkic, potrebbe fare Teodorizkic, vabbè non so la pronuncia polacca, potrebbe fare molto molto bene al fianco della Lasagna o come vice Lasagna, però penso più al fianco della Lasagna. Raga, questo era il mercato, so che è durato tantissimo, durato più di 20 minuti di video, compreso l'altra parte, è durato più di quasi 40 minuti in due video. So che sono tanti, ragazzi, però purtroppo sono 20 squadre, volevo dare una descrizione un po' oggettiva su ogni squadra, più o meno, da una valutazione, questo è. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento dicendomi magari i voti delle squadre secondo voi, del mercato delle squadre, una condivisione mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi, mi raccomando, voglio che vi iscrivete e condividete il video, venite a seguire sui social che trovate tutto in descrizione, azionate la campanellina, ragazzi, è qui tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi, bella!